Che senso ha per l'azienda gruppo editoriale avere la possibilità di aprire blog sulla piattaforma di Cataweb che usa WordPress e poi non avere un addetto che controlla e monitorizza quotidianamente e non una tantum? Questo portale internet che lavora per Repubblica sono stati messi a disposizione degli utenti dei blog. Nelle aziende il problema è sempre il costo. Soprattutto nelle operazioni internet c'è un problema ricorrente per le aziende, il costo nascosto. Perché se io devo mettere una persona a fare un esame di centinaia e centinaia, ma forse migliaia, di blog, voglio dire, è un problema, è davvero un problema, nel senso che devi mettere persone e pagarle. Risposta, obiezione, puoi mettere una tecnologia? Sì, e perché la tecnologia non costa? Questo argomento è appassionante perché è uno degli equivoci più gravi in cui cade la persona giornalisticamente, professionalmente motivata che guarda le standing opinion editoriali e legge tutto in termini di incongruenza, illogicità, insipienza. Dopo la grandiosa epopea iniziale, le grandi aziende della rete, Facebook, Google, Apple, continuano ad essere secondo te portatrici di innovazione e apertura o sono diventate anch'esse oggettivi freni alla libera concorrenza e quindi allo sviluppo della creatività planetaria? No, non so chi ha detto che non c'è nessuna azienda che 10 anni dopo la sua fondazione sia ancora creativa e innovativa. La spinta innovativa è da mo' che si è esaurita, insomma. Per non parlare di chi non l'ha mai avuta, cioè Facebook non ha mai avuto una spinta innovativa, perché Facebook nasce con un progetto di sovrapposizione al web e di chiusura dell'utente dentro un immenso mondo. Già il titolo è citato, che proprio non ha niente di innovativo, non c'entra assolutamente niente con la rete. Arianna Huffington vorrebbe portare anche in Italia il modello dell'Huffington Post. Potrebbe funzionare? Come andrebbe gestito il rapporto con i blogger per evitare gli stessi problemi capitati negli Stati Uniti? Bisognerebbe chiederlo ad Arianna Huffington. Quando è partita l'Huffington, tutti a dire: ah, guarda lì che bel modello, prende i giornalisti pensionati, prende i blogger. Poi quando è uscita la verità, e cioè che si tratta di un modello che paga il lavoro delle persone in centesimi, ne hanno scritto solo i giornali che hanno una remora di ordine, no, che hanno una questione di interesse editoriale contro l'Huffington. Ma non se ne è discusso con la stessa enfasi. E questa è una brutta cosa. Giornalismo iperlocale. Molte iniziative interessanti, oltre i confini italiani, pochi casi di successo. Che cosa manca ancora? Il giornalismo locale appartiene a una categoria di idee digitali che sono molto belle. Dicono, gli americani usano il termine sexy idea, no? Sono idee molto sexy. Poi in realtà le vai a realizzare e diciamo, si fa molta fatica ad avere dei risultati. L'iperlocale non funziona. Perché, o meglio, c'è un caso non editoriale in cui l'iperlocale funziona. La pubblicità di Google. Cioè, negli Stati Uniti ci sono, nonostante alcune migliaia di giornali locali abbiano chiuso, ci sono ancora, credo, 10 o 12 mila giornali locali. Cioè, negli Stati Uniti il locale è un campo vero, no? Secondo me c'entra questo, c'entra, come devo dire, la scala territoriale. Quale figura manca oggi all'interno di una redazione digitale? Mancano le redazioni digitali. Il tuo sbocco professionale non è più pensare che ti metti davanti a un monitor per 7 ore al giorno a programmare una soluzione per un altro. No, no, il problema tuo è che tu devi capire come si rappresenta in maniera plastica il debito pubblico italiano? Non dico l'infografica, perché però era statica, era molto bella, ma l'infografica dell'inchiesta sul debito pubblico era bella, ma da giornale quotidiano, perché non si muoveva, non rispondeva, non aveva un database con il quale interagire. Questa è una cosa, secondo me, veramente un campo meraviglioso. Io fossi un ragazzo di 24-25 anni, con delle capacità, perché bisogna capirci, aver studiato le cose giuste, ci proverei a fare il giornalista di queste cose qua, il database journalist.
Data journalism. In futuro potrà essere partecipativo e svolto da persone che si aggregano per singole collaborazioni per poi separare le loro strade? E beh, i casi di successo che ci sono stati negli Stati Uniti sono già così. Il giornalismo dei dati si può anche fare senza il modello partecipativo, ma se lo fai con il modello partecipativo, i risultati sono di gran lunga più efficaci. Visto la difficoltà che ho incontrato in una qualsiasi forma di collaborazione con i papaveri dell'innovazione italiana, anche solo nello scambio reciproco di link e contatti, mica occorre lavorare in gruppo, e cioè c'è una possibilità di fare in qualche modo squadra o anche tra chi si occupa di innovazione in Italia vale il principio italico degli orticelli e ognuno per sé. Allora, se ho capito bene la domanda, la prima cosa che devo dire è che io sono uscito dal mercato dei fiori. La prima è che noi italiani siamo italiani e quindi siamo chiusi ai contributi che ci vengono da fuori. È vero che le aziende sono porte chiuse in questo paese e hanno questo atteggiamento qui. Il sistema è questo. Ragazzi, l'Italia non funziona per questi motivi qui, è questo. Cioè, tutto, perché la gente se la prende con la politica, sono cagate, è come prendersela con l'involucro della scapola. No, cioè, bisogna prendersela con, è il motivo per il quale io non credo a tutti i discorsi sulla società civile. La società civile è marcia, come la politica, perché ragiona in questo modo qui. Perché prima di fare una puttanata tu gli porti un'idea, no? E quello dice: no, beh, ma io che ne so. Dopodiché arriva la McKinsey, va bene, gli fa pagare la stessa idea, 350.000, non faccio cifre a caso, 350.000 Via via. dollari o euro, va bene, gli fa una presentazione di 100 slide meravigliose, va bene. E il consiglio di amministrazione approva. Perché? Perché il grande consulente che lo propone. Adesso non dico McKinsey a caso, è il grande consulente che lo propone.